Scusate, riprendo posto. Allora, stavo facendo girare un foglio per la raccolta delle prenotazioni per richieste di chiarimenti o domande, però diciamo la presentazione si è chiusa prima, quindi allora direi seguiamo magari quest'ordine, visto che così facciamo chiudere la prenotazione. Quindi su questo lato del tavolo, se c'erano delle, il lato destro, prego, presentazione e domande. Buongiorno a tutti, Francesca Bellamino, Arpa Piemonte. Io avrei una domanda sul primo applicativo relativamente alle miscele, cioè le informazioni che vengono richieste ai gestori per quanto riguarda le miscele pericolose. Sì. Sì, prego. Sì, sì, allora, sì, prego, prego. Ma in sostanza, se viene richiesto, oltre alla classificazione che viene data dal gestore, anche qualche elemento in più, che ne so, il componente predominante, uno piuttosto che più componenti predominanti, cioè quelli che determinano poi la classificazione pericolosa della miscela. E se, sempre per una miscela, cioè se la miscela viene gestita in maniera analoga ad una sostanza e se per questa l'assenza di una scheda di sicurezza fa sì che il sistema si blocchi o eventualmente no. Grazie. Sostanzialmente, non so se vuole... La sostanza può essere gestita, cioè la miscela può essere gestita analogamente alla sostanza. La scheda di sicurezza non è bloccante. Abbiamo, soprattutto in questa prima fase, il sistema, ovviamente, un sistema automatico non può fare la verifica di quanto è all'interno di un file PDF caricato, per cui è un file PDF firmato digitalmente caricato, per cui non è detto che dentro il contenuto sia una scheda di sicurezza. Quindi può essere allegato un qualsiasi file PDF che magari descriva, non so, la miscela, quindi non è bloccante. Da questo punto di vista assolutamente non è bloccante. Sì, confermo, anche nelle richieste, diciamo, che stiamo facendo a seguito delle attività di verifica, è capitato per esempio per i rifiuti, per i cosmetici, dove non abbiamo analogamente una scheda di sicurezza, quindi la richiesta è stata di fornire comunque informazioni atte a caratterizzare, diciamo, quella... il rifiuto, il cosmetico, in questo caso è tutta la miscela. Sì, quindi cioè, il gestore dà la classificazione della miscela, sì, ma non viene fatta una verifica della corretta classificazione della miscela, ossia se non si ha l'informazione, e che a volte durante le verifiche si capita che non ci sia la scheda di sicurezza della miscela ancorché debba essere presente, a differenza dei rifiuti. Quindi volevo capire, proprio perché poi molto spesso gli stabilimenti sono soggetti a SEVESO sì per le sostanze ma anche per le miscele. Io diciamo che questa è una domanda che ogni tanto è arrivata all'help desk. Io generalmente a questa domanda risponderei, ma nel caso in cui non ci fosse stato il sistema, eccetera, come ci si sarebbe comportati? Noi prima facevamo la verifica puntuale della soggettabilità sia a sostanze che le miscele, facendo la valutazione sulla base una volta della sola composizione, adesso c'è composizione / schema di tossicità acuta per quanto riguarda la tossicità acuta, piuttosto che le prove sperimentali, piuttosto che la formula di additività per quanto riguarda il pericolo per l'ambiente. Quindi no, ai nostri fini, cioè non cambia niente, era solo per capire se il sistema fa quello che è stato fatto finora, ecco. Diciamo che fondamentalmente le informazioni sono quelle che vengono tratte dalla scheda di sicurezza, e se in questo caso non c'è la scheda di sicurezza, sicuramente informazioni utili che possano permettere una classificazione della sostanza verranno valutate in questo senso. È ovvio che
Adesso, anche se c'è un sistema che permette il caricamento di queste informazioni, io ricordo benissimo nelle valutazioni delle notifiche che pervenivano perlomeno l'anno scorso che c'erano una serie di valutazioni che il gestore faceva e che giustificavano in un certo senso gli inserimenti all'interno di una determinata categoria sulla base di una serie di documenti che il gestore allegava. E quindi noi le accettavamo o meno a seconda di quelle che erano le valutazioni fatte dal gestore. Quindi se non ci sono informazioni che consentano, no, diciamo, in maniera sistematica questo tipo di valutazione, anche un documento che consenta a noi di valutare quello che, oppure di controllare se il processo che ha fatto il gestore è un processo giusto, sicuramente va bene. E, come dicevo prima, come quando sono intervenuto, non è che noi adesso con il sistema facciamo fare tutto al sistema, un controllo, anzi a maggior ragione adesso abbiamo molta più facilità di effettuare questo controllo perché non dobbiamo stare a perdere tempo a inserire le informazioni, quindi ci sarà un controllo ancora più capillare ed eventualmente si stabilisce, non si respinge tu culla la notifica, ma magari si intraprende un percorso di interlocuzione con il gestore stesso al fine di chiarire questo aspetto. Interlocuzione che comunque viene fatta nel giro di brevissimo tempo, quindi adesso noi abbiamo l'anagrafica del gestore, abbiamo tutte le informazioni, quindi il gestore è anche rintracciabile praticamente in tempo reale, noi mandiamo subito e immediatamente delle mail, quindi eventuali problemi di questo tipo vengono risolti nel giro di 24-48 ore, insomma non è assolutamente un tempo in cui sono richieste lettere ufficiali o meno, ecco. Noi diciamo il servizio viene dato anche in quest'ottica. Grazie. E ho ancora una domanda rispetto alla possibilità di accedere al secondo sistema da parte degli enti che non sono tra i destinatari della notifica, quindi poi operativamente come si potrà procedere insomma per poter appunto accedere? Ma al momento è stato data indicazione per quanto riguarda gli enti destinatari perché è stata data una priorità in questo senso, però è chiaro che comunque richieste che possano pervenire da parte di altri enti, ma soprattutto per esempio del sistema agenziale, chiaramente per noi è fondamentale, in qualche modo sicuramente potranno essere evase, perché non è che c'è una rigidità al momento legata essenzialmente a questioni di sicurezza. Noi abbiamo la necessità di tracciare gli accessi e quindi di conseguenza al momento ci siamo riservati di richiedere una sola utenza a quegli enti, onde evitare chiaramente una gestione poi troppo complessa se le utenze cominciano a diventare tantissime, d'accordo? Ecco, questo era inteso in questa prima fase. Io penso che il discorso di questa limitazione possa essere in qualche modo risolta facendone richiesta chiaramente ufficiale tramite il servizio, insomma non ci sono assolutamente problemi. Per le agenzie il problema non esiste perché il Ministero dell'Ambiente ha dato indicazione di fornire l'accesso a tutte le amministrazioni, enti ed organi tecnici che partecipano al tavolo di coordinamento ex articolo 11. Ricordo che le agenzie ambientali partecipano a quel tavolo, anche se ahimè sono arrivate poche designazioni rispetto, insomma, ecco, alle 21 agenzie, quindi approfitterei anche di questa occasione, come ho fatto in altri ambiti, per sollecitare le agenzie, le ARPA, APPA, appunto, a segnalare quando arriverà la lettera del Ministero, perché come ho capito stamattina ancora deve partire, però è partita. Ah, è arrivata, a noi però non ce l'avete mandata per conoscenza. Qualche regione ha già chiamato. E quindi da quel punto di vista, appunto per le ARPA non c'è. Per le altre amministrazioni che non sono all'interno del tavolo di coordinamento, beh, penso si valuterà caso per caso, ovviamente d'accordo col Ministero dell'Ambiente. Scusate, sono Stangani Draico, per dare il mio contributo sulla questione dei rifiuti, io vi posso dire come ci stiamo comportando noi. Noi alleghiamo o i certificati di analisi dei rifiuti secondo il nuovo regolamento, oppure alleghiamo dei giustificativi.
alla notifica. E effettivamente il sistema non è assolutamente bloccante, non sempre ovviamente c'è qualcuno che poi fa una scheda di sicurezza che sarebbe anche impropria per quanto riguarda i rifiuti. Allora si classificano secondo i criteri delle miscele per il CLP e dopodiché, se ci sono informazioni per quanto riguarda le analisi, si allegano quelle, altrimenti dei giustificativi. In questo momento non ci siamo comportati così, proprio una testimonianza dal lato pratico che noi stiamo facendo in questi ultimi settimane. Sì, che peraltro devo confermare è, diciamo, in analogia con i contenuti di alcune richieste di integrazione che abbiamo fatto a seguito di verifiche di alcune notifiche, anche se non specifiche per aziende di rifiuti, ma per altre aziende che inserivano comunque rifiuti tra le sostanze notificate e non fornivano la scheda di sicurezza, abbiamo richiesto di fornire informazioni comunque probanti, diciamo, sulla natura del rifiuto. Talvolta anche durante il processo, quando ci sono veramente poche informazioni. No, direi per, magari facciamo pure sul lato, facciamo una sul lato destro e una sul lato sinistro, quindi se la dottoressa Migliorini, che si era iscritta a parlare, può... Sì, tanto sono veloce. Silvia Migliorini, Assocassenepe di Federchimica. Allora, innanzitutto io volevo ringraziare, diciamo, Ispra, perché effettivamente, anche come ricordava l'ingegnere prima, rispetto alle scadenze del recepimento e poi alla messa a disposizione del servizio, la rapidità, insomma, è stata veramente rilevante e essenziale per gli operatori, anche, diciamo, l'help desk aperto, le TAMP e quant'altro, poi alla fine hanno garantito anche la soluzione di alcune problematiche, magari di semplice soluzione, ma per il gestore che, insomma, aveva poi anche poco tempo per svolgere gli adempimenti, erano chiaramente importanti. Quindi questo assolutamente volevo sottolinearlo. Indicazione che mi ha dato qualche azienda, quindi la riporto, magari il problema è già stato risolto nel frattempo, perché avevano fatto anche delle segnalazioni all'Health Desk, riguardava l'inserimento in alcuni casi di alcune PEC dei comuni, che in qualche caso, diciamo, veniva respinto e bloccava il sistema, l'azienda, cioè, diciamo, veniva proprio fatto uscire l'operatore dal sistema e quindi doveva ricominciare da capo. Ecco, so che l'hanno già segnalato all'Health Desk, volevo capire se in qualche modo, penso che la state trattando come problematica. Aggiungo a tal proposito un'informazione. Nella sezione del modulo, quando si va a compilare, si può utilizzare una funzione messa a disposizione, che è quella di prendere le PEC di riferimento dall'elenco IPA, che è l'indice delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbe essere aggiornato. Per noi quella è la nostra banca di riferimento. A volte non è aggiornatissimo, diciamo così. Quindi nel caricare queste informazioni, queste PEC dall'IPA, sono proposte le PEC. Nulla vieta che l'utente può entrare e modificarle, non sul registro IPA ovviamente, ma quelle che gli si presentano a video. E abbiamo avuto in effetti qualche segnalazione in tal senso, però poi sono state tutte quante risolte e quindi c'è la facoltà di poter selezionare quello che è sull'IPA, ma anche modificare allorché c'è una difformità, perché magari sull'IPA c'è inserita la PEC di riferimento del comune, ma la notifica deve essere inviata a una sezione specifica che utilizza un'altra PEC. Questo è un po' la gestione delle PEC per quanto riguarda i destinatari della notifica. Rispetto a questa segnalazione di non riuscire a caricare il comune quindi con la relativa PEC, stiamo lavorando un secondo la richiesta per capire se il problema fosse dovuto alla potenza lavorativa del PC, perché comunque l'applicativo richiede di caricare l'intera anagrafica dei comuni, che sono tanti. Okay. Un'altra cosa abbastanza rapida, però penso, diciamo, che la risposta sia... La sono già data da sola, però era per conferma, perché qualcuno, giustamente, diciamo, soprattutto per stabilimenti un po' articolati, magari ci sono da caricare molti documenti che sono tutti poi firmati digitalmente, nei depositi, cioè negli stabilimenti magari di dimensione più ridotta, questo problema non c'è. Quindi, diciamo, la riporto come esigenza, però poi mi rendo conto che se i documenti devono essere firmati digitalmente, forse
qualcuno, diciamo, aveva evidenziato magari la possibilità di mandare un unico file, unico, diciamo, PDF, quello si può cercare digitalmente, che facciamo un po' la sintesi di tutti i documenti indicati nelle diverse sezioni. Però insomma mi rendo conto che è diverso che firmare digitalmente tutti i singoli documenti, come diceva l'ingegnere prima, anche a tutela dello stesso gestore che inserisce. Però diciamo la riporto come esigenza, poi non so se è possibile trovare una soluzione intermedia o se comunque, ecco, comunque è un'esigenza. Quindi. Allora, rispetto ai file che devono essere caricati all'interno della notifica, la parte, diciamo, più onerosa e antipatica probabilmente per l'utente è quello relativo alle sostanze, perché per ciascuna sostanza deve essere inserita la relativa scheda di sicurezza. E all'interno della sezione N, che viene automaticamente generata grazie all'inserimento della sostanza, deve essere riportata la sostanza inserita e la relativa scheda. Se l'operatore non fa questo tipo di operazioni a sistema, la scheda N non può essere generata. Quindi diciamo che inoltre ci rendiamo conto che l'inserimento della prima notifica è molto oneroso, però diciamo che dalla seconda notifica in poi basta ricaricare tutto ciò che, basta copiare tutto ciò che è stato inserito nella prima ed andare avanti, quindi chiediamo soltanto uno sforzo iniziale. Perfetto. E l'altra cosa, l'ultima, mi sembra di aver capito, vi chiedo anche questa conferma, nella query, quella dell'utente anonimo, io posso fare la ricerca sia per tipo di attività che per sostanza anche, che della singola... No, l'utente anonimo ha solo la possibilità di visualizzare l'elenco degli stabilimenti, vedendo per stabilimento la ragione sociale, la localizzazione e non altre come informazioni. Come era, diciamo, nella gestione precedente? Però c'è anche, nel primo quadro c'è anche riportata l'attività, quindi non c'è una query specifica, però comunque sul quadro, quello riepilogativo, quel primo che viene visualizzato, c'è riportato il campo relativo all'utente anonimo. Deve essere il campo relativo all'attività, quindi volendo si può ordinare, no, tramite quel campo le varie attività, quindi se per dire è interessato a, diciamo, a vedere l'attività relativa al GPL, ordinando. No, quello sì, però magari se sono presenti più sostanze io non vedo tutte le singole sostanze, mi sembra di aver capito. No, solo le attività, solo le attività, l'utente anonimo solo le attività vede. Quindi può fare un ordinamento sul file Excel come era in precedente. Noi non ci siamo, come si dice, al momento spostati avanti rispetto a quelle che sono informazioni che vengono visualizzate sul sito del Ministero. Quindi le informazioni sono quelle, vengono, diciamo, aggregate per regione, provincia e comune. Il grosso vantaggio è che le informazioni però sono aggiornate in tempo reale, non bisogna aspettare 6 mesi per l'aggiornamento, quindi chiunque in qualsiasi momento può vedere lo stato relativo alla propria regione, alla propria provincia, al proprio comune, insomma, ecco. Questo. Allora, adesso l'ingegner Galatola. Posso, grazie. Io, grazie alla sindaca, volevo... alcuni elementi, cioè nel senso alcune cose sono delle considerazioni e dei suggerimenti e altre alcune piccole problematiche incontrate, per cui era anche un po' come contributo operativo, anche è stata un po' l'esperienza che mi ero anche fatto facendo sistemi di gestione di tipo similare. Una cosa secondo me che potrebbe essere importante è la possibilità di fare test esterni, nel senso il sistema come è previsto è solamente per introduzione diretta per la parte del gestore, in realtà un elemento di modalità a test permetterebbe anche da un certo punto di vista di poter verificare alcuni elementi che poi alla fine non sono precisi nella norma e che quindi a quel punto possono essere utili poi per la sua evoluzione. Una seconda considerazione potrebbe essere di prevedere la possibilità di caricamento dei dati da file, cioè per codificare un format per poter fare un caricamento di un file, ovviamente che deve poi dopo essere verificato, ovviamente oggi in questo momento questo non è possibile. Credo che sia abbastanza importante l'introduzione di un campo note osservazioni, è vero che si può allegare un file con dei commenti, è vero che è stato fatto questo perché per evitare elementi di disuniformità e quindi praticamente per forzare ad avere un sistema
sanitario, però ci sono tanti casi e sottocasi che devono essere precisati e quindi ovviamente magari messi tutti insieme come commenti fatti dal gestore permetterebbero sostanzialmente di spiegare perché sono state fatte delle scelte rispetto ad altre, salvo poi dopo essere eventualmente contestate. Il caso dell'assenza della firma digitale è frequente, è stato detto come può sopperire a questa situazione, ci sono dei gestori che non hanno ad oggi l'autorizzazione ad avere la firma digitale, perché c'era solo l'amministratore delegato o altro. È evidente che fino al 1° giugno questo è sopperibile con il discorso dell'invio della PEC, è evidente che la cosa dovrà essere risolta, però sicuramente è un elemento da gestire perché ovviamente non si arriverà a regime in tempi immediati. È vero che si poteva partire prima, ma come ovvio e come credo che sia evidente dai dati delle statistiche delle introduzioni, l'80% delle introduzioni sarà fatta nell'ultima settimana. È stato detto la trasmissione entro il 31 maggio, a me risultava entro il 1° giugno compreso, sembra una piccola differenza nella fase finale con le problematiche di sovraccarico delle linee, credo che anche un giorno possa essere rilevante, ovviamente è una questione da definire in modo legale, comunque praticamente io l'ho previsto entro il 1° giugno come tipo di data. Naturalmente c'è un problema legato, come dicevo, all'intasamento, nel senso che escludendo chi si è organizzato prima che ha fatto l'inserimento telematico, perché è ovvio che ha bisogno di un po' del tempo per farlo e quindi non lo fa certo all'ultimo istante, ci saranno molti invii per PEC nella zona Cesarini. Siccome la verifica è già stata conclamata che esistono elementi di blocchi degli intasamenti delle linee e possibilità che non vengano ricevuti file, ovviamente va individuato un meccanismo che ovviamente che può essere fatto, io generalmente consiglio ovviamente di procedere anche per vie esterne con notifiche vecchia maniera sostanzialmente, però è ovvio che stiamo dicendo una cosa che non sarà un problema a regime normalmente, ma nel transitorio di questa scadenza ci sarà abbastanza critico. Passando un po' all'applicativo, ci sono come è strutturato, il programma prevede inserimenti di sostanze singole o raggruppamenti di sostanze, quindi sostanze per una famiglia per una categoria che poi dopo ovviamente chiedendo di inserire una scheda di sicurezza, ci sarà una scheda di sicurezza rappresentativa di questo gruppo. Credo che la scelta sia stata fatta per fare la verifica di congruità della somma di quello che viene inserito. In realtà sarà problematico fare una congruità delle somme, perché se metto in questa maniera le somme non coincideranno, perché certe sostanze appartengono a più categorie e quant'altro, quindi praticamente questo elemento, che tra l'altro non è previsto per legge, la legge prevede che la tabella 1.1 uno metta le sostanze più significative, non chiede di mettere tutte le sostanze, è la dizione iniziale, e quindi praticamente questo elemento di verifica sarà possibile dal punto di vista indicativo, ma difficilmente dal punto di vista di dettaglio. È possibile che ci siano, rispetto a come è strutturato adesso il programma, sostanze che hanno più gruppi P, mentre come gruppo del H e come gruppo E è abbastanza univoca la scelta, è possibile che io possa avere sostanze che abbiano più caratteristiche di pericolosità di tagli al gruppo P e quindi ho difficoltà a poterle inserire. È anche possibile un altro problema, che la somma pesata di sostanze della parte seconda, cioè nel senso di quelle nominali che devono partecipare alle somme pesate di diversi gruppi, non siano quelle codificate come la banca dati, perché il problema è che anche sostanze armonizzate, quando vado al lato pratico, hanno per ragioni anche di concentrazioni, per ragioni di fornitori, per ragioni di quant'altro, le situazioni più disparate. Quindi il problema della verifica delle somme pesate dovrebbe essere gestito in modo un po' più utile dal punto di vista dell'inserimento.
viene previsto di barrare la frase H del sistema, cioè nel senso censo le caselline per mettere le varie frasi H. Sarebbe utile poter aggiungere anche la parte di categoria di pericolo come tipo di informazione, perché è un elemento rilevante. Il discorso delle schede di sicurezza è stato detto, cioè nel senso prevedere l'assenza della scheda di sicurezza con informazioni aggiuntive, però il problema è tipologico. O c'è la scheda di sicurezza o non c'è la scheda di sicurezza, a me non è che piace moltissimo inserire un surrogato, possono anche esserci documenti magari con note di fantasia, ecco sostanzialmente. In realtà dovrebbe essere, come anche non mi convince completamente il fatto di mettere una scheda di sicurezza rappresentativa di un gruppo. Schede di sicurezza sono della sostanza, non sono informative. Per cui questo elemento dovrebbe essere logicamente separato, perlomeno a mia personale visione. C'è un altro problema che è legato al diventa individuare un comune. È evidente che ho situazioni di uno stabilimento che insiste su due comuni o può avere delle aree di danno che interessano un terzo comune. Ecco, come gestire l'informazione? Soprattutto, come fare arrivare l'informazione al comune in cui non è residente lo stabilimento. Un'ultimissima cosa, le ispezioni della normativa precedente 334 vengono messe nel tipo di quando si fa nella PEC molti raggiungono ovviamente l'inserimento diretto, non è possibile, ovviamente è un'informazione anche utile di avere anche la storia di queste sia ispezioni che istruttorie. E infine l'ultimo punto che spesso come viene gestito l'assenza quando uno mette la terza area di danno, cosa frequente che continua ad avvenire. Non chiedo un discorso di risposta puntuale, semplicemente volevo fare una segnalazione. Dopodiché è evidente che ovviamente il contributo è interattivo ed era anche per. Se ci sono varie osservazioni vuol dire che è un sistema già maturo, quindi non è certo il ragionamento non è una critica, ma è al massimo un contributo per farlo diventare ancora più efficace, come che tutto sommato sta rispettando i tempi. Penso soprattutto alla storia che sta rispondendo negli orari più possibili alle domande, cioè, quindi penso che abbia, non so come avete previsto di gestire la sua attività. Ringrazio Edoardo per tutta la serie di puntualizzazioni e di richieste, ovviamente le analizzeremo, su qualcuna potremo dare anche un riflesso immediato. Solo su una cosa vorrei essere chiaro, come ho fatto da stamattina, sulle scadenze e sui termini legali. Il termine legale è 31 maggio 2016, però inviterei magari Paolo Ceci, che in questo momento rappresenta il Ministero, a confermarmi questa visione, perché è stata concordata assolutamente con il Ministero. Ciao, buongiorno, Paolo Ceci per il Ministero. Non potrebbe essere altrimenti, sia il decreto legislativo che la direttiva fissano esattamente le tempistiche. La data di entrata in vigore della direttiva e successivamente anche se in ritardo del decreto legislativo portano quell'anno di tempo che non è dalla pubblicazione del decreto legislativo, quindi possiamo discutere se volete se è il 31 maggio o il primo di giugno, ma fondamentalmente quello che quest'anno era bisestile, però comunque, per me è il 31 maggio, sì, non mi ha allargato più di 24 ore. Quindi 31 maggio, E niente, passo la parola ai colleghi, magari su qualcuno dei punti credo che ci sia già una reazione. Scusa, prima di rispondere, una comunicazione di servizio. Il sistema chiaramente per quanto riguarda l'accreditamento necessita di un tempo di validazione dei dati che ha inserito il gestore per fare la registrazione preliminare, la richiesta di accreditazione di circa massimo di 48 ore. Noi stiamo cercando di abilitare, di soddisfare le esigenze di tutti nel più breve tempo possibile. Come ha ricordato l'ingegner Galadola, anche più disparate orarie del giorno. Quindi però può accadere che magari per motivi contingenti chiaramente la risposta non viene data entro le 24 ore, l'abilitazione non viene data entro le 48 ore, scusate. Quindi di conseguenza questo per ricordare che ad ogni modo bisogna richiedere l'abilitazione almeno
48 ore prima della, come si dice, della scadenza del 31, fermo restando che il gestore in 48 ore sia in grado di poi inserire tutti quanti i dati relativi alla notifica. Però abbiamo visto che ci sono dei gestori estremamente in gamba che non appena richiedono l'abilitazione in un tempo di circa 24 ore sono riusciti a inviare anche la notifica, a chiudere la notifica. Naturalmente immagino per uno stabilimento semplice, però è accaduto, si è verificato. Quindi questo era importante ricordare, credo, in questa sede. Salve. E dunque, un invito a tutti comunque, se si necessita di ulteriori, diciamo, segnalazioni da aggiungere a quelle che sono appena pervenute, noi siamo ben disponibili a ricevere mail con richieste di chiarimenti o quanto serve, e suggerimenti e osservazioni. Vengo a uno dei primi punti, se non sbaglio, ha usato la parola test per fare delle prove, se non ok. Volevo evidenziare che comunque finché non si procede all'invio della notifica è possibile modificare qualsiasi dato inserito, cioè quindi volendo sulla notifica che si sta compilando in quel momento si possono togliere, inserire dati tranquillamente senza nessun problema, quindi facendo delle simulazioni, volendo anche aggiungendo o togliendo sostanze, ad esempio, o altre informazioni. Se questo era il tipo di test a cui si riferiva, non so. Non sono gestore io. Ok, il discorso del gestore, della funzione gestore, allora si vuole un account per simulare, diciamo così, le funzioni che dovevano essere proprie del gestore, perché il sistema è stato pensato per il gestore in quanto è la di responsabilità del gestore fare la notifica. Dovremmo prevedere la figura, se vogliamo, di consulente a questo punto. Il ruolo... Fuori linea, sto dicendo per il sistema, perché ovviamente il sistema sarà solo per chi è accreditato e è quindi offline. Era semplicemente la possibilità ovviamente di fare un test fuori linea senza dover entrare come gestore a posto in alto. Al momento la funzione non c'è, si può pensare di prevedere il ruolo, associare il ruolo consulente al gestore, però diciamo che fondamentalmente il sistema è ad uso esclusivo del gestore, tanto è vero che anche noi stessi funzionari ci dobbiamo accreditare con le credenziali del gestore, non c'è un utente, un super user, se vogliamo dire così. E questa cosa ci ha creato difficoltà, soprattutto quando si trattava di inserire gli indirizzi PEC delle amministrazioni, perché siccome noi facevamo le verifiche, i test sull'applicativo realmente, dovevamo mettere degli indirizzi fittizi proprio per evitare che questi test fossero praticamente inviati a tutte quante le amministrazioni. È stato creato in questo modo rigido proprio per una questione di estrema sicurezza e per evitare che ci siano accessi non indiscriminati e non consentiti. Quindi il discorso relativo all'utente test è una cosa che al momento non abbiamo preso in considerazione, ma sicuramente magari a valle di un incontro che possiamo fare potrà essere presa in considerazione, ma sicuramente non in questo momento. Chiaramente ci sono molti consulenti che hanno carico con i gestori di prendere le credenziali e stanno inserendo loro tranquillamente le informazioni, tanto è vero che io spesso i miei interlocutori non sono i gestori ma sono i consulenti, e quindi da questo punto di vista il problema non si pone, perché comunque il consulente entra con le credenziali del gestore e anzi i file che vengono compilati dal sistema vengono spediti al gestore via web, vengono firmati dal gestore digitalmente e vengono restituiti al consulente successivamente caricati sul sistema. Quindi da questo punto di vista non mi pare che ci siano stati particolari problematiche, ecco, la necessità di fare un utente consulente non si è posta. Più che altro ci sono arrivate molte domande relative al discorso della firma digitale, in quanto ci è stato richiesto più volte se si poteva delegare il consulente per la firma digitale, però sappiamo benissimo che la notifica
non mi pare che sia stata mai firmata dal consulente, anche quando c'erano le versioni cartacee, quindi a maggior ragione adesso la firma digitale dovrebbe essere la firma digitale del gestore, quindi la differenza da questo punto di vista è solo un discorso elettronico, ma non si è mai verificato il caso in cui i consulenti abbiano firmato su delega una notifica del conto del gestore. Quindi non si può verificare il caso in cui la firma digitale sia quella del consulente in luogo di quella del gestore, anche perché tutta la serie si basa su una dichiarazione di responsabilità in cui il gestore è responsabilizzato nell'invio delle informazioni che contenute nella notifica. Era corposo, erano corpose le osservazioni, quindi adesso forse faccio un salto, ovviamente se le scrive ovviamente ci fa piacere, così siamo più puntuali nella risposta. Per io quanto io riguarda... rispondere riguardo a quella dell'inserimento delle sostanze, che forse era quella forse magari poteva interessare di più l'ingegner Galatola. No. Okay. Rispetto all'inserimento delle sostanze in più categorie di gruppo P. Lì è un dettaglio, perché poi alla fine sul calcolo non cambia tantissimo, però è un problema, nel senso che io quello che volevo evidenziare con quel tipo di osservazione, e le dico, e questo lo dico per esperienza proprio personale, è che le casistiche sono molto superiori a quelle prevedibili, cioè, nel senso che per come è costruita la norma occorre essere utile nell'inserimento, perché altrimenti si possono commettere degli errori. Era questo il sudo. Poi nel merito la cosa specifica, faccio un esempio banale per esemplificativo. Una sostanza con una soglia bassissima tipo l'idratina ha una, perché qui in cui una 500 kg in più o 500 kg in meno mi possono cambiare completamente l'esito della notifica. Ce l'ha tutte, cioè partecipa a tutte le somme pesate, ma la somma pesata è diversificata in funzione della concentrazione o quant'altro, o anche della scheda di sicurezza che arriva, perché alcune sono diverse proprio una dall'altra. Se partecipare o meno alla somma dei P, o partecipare o meno alla somma degli E, mi può fare la differenza. Questo elemento qui è un elemento da considerare come l'utilità del sistema, non sto dicendo a livello teorico, sto dicendo a livello pratico. Quindi praticamente nel vecchio sistema si poteva inserire in una categoria e poi fare dei commenti sul fatto che magari era stata inserita in una categoria o nell'altra, mentre invece chiaramente con un sistema di questo tipo commenti non se ne possono fare. Però i commenti possono essere fatti a valle, perché nel momento in cui noi riceviamo notifiche di questo tipo, come dicevo prima, non è che le notifiche vengono prese e poi passate direttamente sul sistema, c'è una fase di validazione ed eventualmente uno scambio, un'interlocuzione tra i funzionari e il gestore o chi per lui, per quanto riguarda certe scelte che sono state fatte. Quindi da questo punto di vista penso che eventualmente qualsiasi tipo di misunderstanding relativo a, come si dice, a questi inserimenti possano essere risolti magari con un rifiuto della notifica, un chiarimento, dopodiché un reinoltro della notifica corretta in maniera condivisa tra tutte e due parti. Quindi siamo aperti a qualsiasi tipo di scambio interlocutore da questo punto di vista, non siamo rigidi da quel punto di vista, ecco. Ovviamente l'inserimento di un campo note, sì, era stato anche preventivato, e vedere anche dove è meglio posizionare questo campo, quello sicuramente. E non solo per le sostanze, magari anche in altre sezioni della notifica può essere previsto un campo note. Per quanto riguarda i comuni, era la possibilità di poter comunicare a più comuni. Nella scheda D1 non c'è il limite al numero di enti a cui poter comunicare la notifica, quindi possono essere inseriti più comuni, più direzioni provinciali, regionali, dei vigili del fuoco. Sì, quindi non c'è il limite. Basta aggiungere un record a quelli già esistenti. È aperto come dimensione, diciamo. Non abbiamo capito il problema sulla zona di danno. No, quello era semplicemente sulla parte del rischio vostro, cioè nel senso che siccome spesso
delle informazioni a volte messe, a volte non messe, per cui come parte di controllo cosa... All'interno delle sezioni dell'allegato 5 tutte le sezioni devono essere compilate con almeno un record, altrimenti il controllo dà esito negativo. Infatti qualcuno, qualche gestore ha detto ma non abbiamo confini regionali o di Stato perché dobbiamo inserirli, comunque va inserito almeno un record indicando dato non presente. Quindi nel caso in cui i colleghi viene riportato nell'allegato dato non presente, poi sarà cura dei colleghi verificare se effettivamente il dato non è presente o debba essere inserito. Comunque è un controllo che verrà fatto da noi qui. Il fatto del sistema dello streaming che è interessante, perché mi dopo poco parlato ho visto un appunto che la Federchimica stanno guardando, mi hanno mandato un appunto dicendo sì, è vero, il dottor Santucci non vado a ha parlato del 1° giugno come data possibile, per cui abbiamo un feedback rapidissimo anche della dottoressa Pellegrini che sta ovviamente attentissima alle cose. Se posso, ne stavo anche parlando con qualche altro associato Federchimica poco fa. Effettivamente l'archivio Santucci in credo due se non tre occasioni ha presentato le slide dove c'era il 1° giugno, perché il 1° giugno è quello che mi è sempre parlato. Come dicevo poco prima, per me è il 31 maggio, perché siamo tutti quanti tranquilli, ma dal punto di vista cooperativo, senza metterci a contare sulla punta del naso i 365 giorni con l'anno bisestile, anche il 1° di giugno è sicuramente più che accettabile, anche perché la Seveso vede sempre l'omissione totale, per cui il fatto che sia arrivata con 24 ore di ritardo, se arriva alla mezzanotte, anzi a 23:59 del primo, piuttosto che arriva con 5 ore di ritardo perché sarà una, non credo, almeno dal punto di vista formale, potrebbe essere sollevata l'omissione per X ore, però non credo che sia quello il problema. Per il Ministero comunque il 1° maggio, cioè, magistrato, il 1° maggio, il 1° giugno, non ci sono magistrati al tavolo, vero? Magistrato, archivia. No, un suggerimento, allegate come ulteriore file PDF la slide dell'architetto Santucci. Firmata digitalmente. Scusate, vista l'ora. Bene, io direi, allora, preso atto delle richieste, delle domande dell'ingegner Galatola, adesso passiamo sempre sul lato sinistro, l'ingegner Cambiaghi di Liquigas, che aveva chiesto. Buongiorno a tutti, Nicola Cambiaghi di Liquigas. Io ho due domande tecniche sul sistema. Allora, noi adesso, avendo come azienda in programma l'invio di 27 notifiche, per una questione prettamente cautelativa, abbiamo inviato alcune che avevamo già predisposto secondo il vecchio modello ISPRA, quella che è la vecchia maniera. Ci hanno però ricontattato subito alcuni enti, non pochi, dicendo che adesso loro non hanno gli strumenti per leggere ad esempio i file georeferenziati, e alcuni addirittura che non accettano il file zippato, che è quello che adesso si invia tramite un nuovo portale. In questo caso come ci dobbiamo comportare? Perché noi adesso diciamo che per i file georeferenziati ci sono dei programmi anche gratuiti su internet, eventualmente se riescono ad allinearsi, perché noi anche con il nostro ufficio tecnico abbiamo predisposto già tutti i nostri stabilimenti con quel tipo di formato. La norma dice di mandare in un certo formato, quindi se io ho letto le interlocuzioni che avete avuto con alcune prefetture, soprattutto, esatto, o alcuni comuni riguardo, perché diciamo gli scambi sono stati gentilmente, ci avete messo per conoscenza, se il comune, se la normativa dice di inviare in quel formato lì, formato vettoriale, noi tra l'altro abbiamo cercato di semplificare al massimo diciamo il compito del gestore, perché inizialmente avevamo messo lo shapefile, che è un formato che ormai è assolutamente aperto e non è un formato chiuso e viene letto da praticamente da qualsiasi sistema GIS. Abbiamo addirittura messo il KMZ, che è un formato che in pratica permette di inviare i poligoni digitandoli Google Earth, quindi ed è estremamente semplice e lo può leggere chiunque abbia Google Earth, che si scarica gratuitamente dalla rete.
e se non ci riescono a vedere quei file non è necessario acquistare dei prodotti commerciali, è semplicemente fare uno sforzo con i tecnici del comune o della prefettura. Tra l'altro io ho avuto un'interlocuzione poco tempo fa con i tecnici della prefettura di Campobasso, mi pare, se ricordo bene, i quali dicevano che quello è un affare dei nostri tecnici che stanno risolvendo tutto. Quindi immagino che questi non siano dei problemi legati a... sono problemi legati comunque a difficoltà che probabilmente un po' questo cambiamento, questa rivoluzione, perché effettivamente è stata una rivoluzione, perché fino a poco tempo fa si vivevano ancora in formato cartaceo, probabilmente ha disorientato qualche ente e ha necessità di un po' di tempo per adeguarsi a queste che sono le novità tecnologiche. Bene, un'ultima domanda, avendo adesso ottemperato all'invio di 7 notifiche, volendoci allineare con il portale che adesso noi abbiamo fatto alcuni casi non reali, stiamo inserendo alcuni casi invece dei propri dei nostri stabilimenti, l'inserimento di quelle nuove verrà fatto dal sistema automatico sui dati inviati? Allora non lo voglio dire al momento, perché poi dopo altrimenti che scatenate tutti, inviate tutti quanti i dati con diciamo che fondamentalmente noi ci siamo presi carico dal momento che è un servizio che forniamo al gestore, che comunque la notifica viene fatta a valle di un versamento effettuato dal gestore, ci siamo presi carico per questa tornata che è la prima tornata, quindi comprendiamo quelle che sono le difficoltà da parte di tutti, siamo presi carico di trasferire sul sistema noi manualmente le informazioni contenute all'interno dei moduli che sono arrivati via PEC, però tenuto conto che entro il 31, cioè noi adesso dal 31, dal 1 giugno in poi, in pratica tutte le notifiche che arriveranno via PEC non le caricheremo perché devono essere caricate tramite il sistema, quindi noi ci siamo presi carico, ci prenderemo carico di inserire tutte quelle notifiche che entro il 31 maggio arriveranno anche via PEC, ovviamente. Ecco. Però l'invito ovviamente è di utilizzare il sistema, perché più i gestori invieranno via PEC queste notifiche, più ci sarà uno shift del tempo che sarà richiesto per completare e mettere a regime l'inventario, perché ci vorrà del tempo comunque per inserire questi dati, anche perché le risorse sono quelle che sono e quindi di conseguenza c'è del tempo, ci vuole per inserire queste informazioni. Grazie. Sugli zip pure avete risposto? Perché no, però anche lo zip è possibile scaricare un applicativo libero, free, per poter anzippare i file e leggere. Chiedevano addirittura delle mail con i singoli allegati firmati digitalmente, ma... No, a riguardo c'erano proprio delle disposizioni, mi pare forse in Veneto, delle disposizioni normative che dicono che i zip non possono essere ricevuti. Giusto? Questo bene. Sì, questa qui è... Questo è un aspetto un po' strano. Stravagante direi, però comunque c'è. È legato a un problema di sicurezza. Adesso scusate il termine, però è legato a un problema di sicurezza che di solito quando si inviano degli zip proprio per evitare delle attivazioni anomale di dati, quando si fa la scompattazione, non vengono, cioè non proprio nella norma viene scritto che non possono essere ricevuti dati via con questo formato. Da questo punto di vista non saprei che dire. È al vaglio. Se è una norma regionale. Sì, esatto, è una norma che in fase appunto iniziale di analisi progettuale non si era pensato ci fosse questo tipo di problematica. È al vaglio una possibile soluzione che diciamo stiamo cercando di predisporre, perché lo zip è proprio escluso, ma potrebbe forse essere accettato, come lo accettano anche altri sistemi, se fosse firmato digitalmente, nel senso che un file firmato digitalmente, anche uno zip può essere firmato digitalmente, vedi fatturazione elettronica, le fatture in formato elettronico devono transitare il sistema di interscambio, si può inviare invece che la singola fattura un lotto di fatture che è un unico file zip firmato digitalmente. Potrebbe essere una soluzione di questo tipo, però è in analisi, perché nella prima fase di analisi progettuale questa esigenza non era emersa. Bene, posso sì, prego.
due cose, rispetto allo zip abbiamo avuto delle segnalazioni che lo zip fosse vuoto, in realtà non è così, lo zip per essere visto con tutto il suo contenuto deve essere decompresso, una volta decompresso all'interno della cartella c'è una cartella che si chiama semplicemente punto ed entrando dentro c'è tutto il contenuto, quindi se i gestori dovessero ricevere segnalazioni di questo tipo l'indicazione da dare è di scaricare e decomprimere lo zip e poi dentro c'è tutto il suo contenuto. Ed l'altra segnalazione era rispetto al ai file georeferenziali. Ha risposto. Okay. Allora, passerei la parola all'ingegner Geli del Dipartimento di Protezione Civile. Buongiorno a tutti, Geli, Dipartimento di Protezione Civile. Domanda molto rapida, penso anche a Francesco e insomma. E rispetto a quello che ci siamo detti nell'ultimo coordinamento, con riferimento alla parte semisogueri, l'autoamministrazione, vista che c'è comunque questa possibilità anche di fare ricerca personalizzata diciamo, per tipo di amministrazione, no? Nell'ambito dei vari dataset diciamo, inseriti all'interno del sistema. La domanda è questa, visto che il Dipartimento Nazionale ha in diciamo, fase di realizzazione un sistema informativo che poi serve per l'emergenza, per esempio un grande sisma o insomma, emergenze nazionali in genere, allora la mia domanda è se gli esperti per esempio del Dipartimento dei sistemi informativi possono contattare direttamente no, la struttura di ISPRA che si occupa nel senso quello, se tu chiedi l'ipotesi che Francesco appunto chiedi di lanciare nel corso dell'ultimo coordinamento, di fare di creare una sorta di gruppo sostanzialmente che possa omogenizzare anche le esigenze delle varie amministrazioni sostanzialmente. Quindi se chiedi questo e come per ovviamente è possibile portare avanti diciamo, questo importantissimo aspetto. Direi che se è un'esigenza diciamo, da perfezionare in tempi rapidi, il contatto diretto può essere sicuramente la strada migliore, anche perché l'istituzione di un eventuale tavolo tecnico presso il coordinamento non è stato preso nell'ultima riunione e quindi se ne parlerà prevedibilmente dopo l'estate, quindi valutate voi insomma. Ok, grazie Alberto, grazie a tutti. Ultima, last but not the least, l'ingegner Messina di ARPA Lombardia. Buongiorno a tutti, in questo caso fortunato perché ho già avuto le risposte perfetto, quindi meglio di così non. Al limite, visto che oramai diciamo, magari siamo un po' in chiusura, un pensiero giusto, visti i numeri proiettati anche visto che avete fatto giustamente delle stime su quanti notifiche arriveranno, ecco, dovendo poi iniziare le ispezioni, un po' di pensiero, visto che siamo sul rush finale, vediamo poi dopo cosa arriva, ci saranno vari casi, tipo il discorso del comma 3 dell'articolo 13, cose peraltro però in parte che avevi già discusso quel discorso di quesiti in sede di coordinamento. Certo. Sì, solo per chi non ha partecipato ovviamente al coordinamento, è evidente che questi numeri diciamo così bassi ci fanno pensare che un certo numero di gestori abbia scelto di usufruire della clausola, della possibilità offerta dall'articolo 13,3 che stabilisce che laddove diciamo, la notifica inviata precedentemente contiene le informazioni richieste oggi con la notifica 105 può non inviarle. In sede di coordinamento se ne è discusso, appare, e questa è stata un po' la conclusione, abbastanza improbabile una perfetta identità tra la vecchia e la nuova notifica, quindi è una strada a mio avviso un po' pericolosa che il gestore sceglie di seguire, però ovviamente è nella sua facoltà, quindi non è escluso che possano diciamo, qualcuno ritenere valida ancora la notifica 334. A questo punto, se non ci sono ulteriori domande, ringrazierei tutti per l'attenzione che avete rivolto appunto al seminario, al nostro lavoro, per gli spunti utilissimi che sono emersi in quest'ultima fase e diciamo rinviamo alla prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie.